Chiudo gli occhi, attendo che la macchina si fermi da qualche parte. Attendo il dolore, non lo sento quando rientro a casa e trovo tutto come l'ho lasciato. Non è facile sopportare il peso di una perdita, non lo è mai, soprattutto quando questa perdita significa dire addio a un figlio mai arrivato. Simona Sparaco racconta questo nel suo terzo romanzo, intitolato Nessuno sa di noi, pubblicato dalla Giunti Editore e presentato alla libreria Arion, Palazzo delle Esposizioni di Roma. Alla presentazione capitolina anche la scrittrice Chiara Gamberale, in qualità di intervistatrice, e Annalisa Canfora, che ha letto alcune parti del libro. Lucia e Pietro aspettano un figlio, Lorenzo, ma questo figlio non lo abbracceranno mai. Il bambino che Lucia porta in grembo è affetto da una forma di displasia scheletrica che impedisce la regolare crescita. La gravidanza di Luce è ormai alla 29esima settimana e in Italia l'aborto terapeutico è consentito per legge solo entro la 22esima. Cosa fare allora? Trovare la forza per partire, andare all'estero in una clinica londinese a compiere quel gesto necessario seppur profondamente drammatico. Cercare poi di ricostruire un mondo andato in frantumi. Nessuno sa di noi è una storia violenta che parla di una donna e di molte altre, madri interrotte a cui il destino o il caso o più propriamente la sfortuna ha imposto un epilogo inaccettabile. Quando si vivono esperienze così dolorose come quella di Luce, intorno trovi solo il silenzio e quindi il fatto stesso di trovare il silenzio significa che certe domande nessuno se le vuole porre e nessuno vuole neanche provare a darsi una risposta nell'intimo della propria coscienza. Perché non ci sono risposte giuste o sbagliate, ci sono situazioni in cui secondo me veramente i termini giusto o sbagliato non hanno importanza, perché in realtà sono situazioni capaci di spazzare via in un attimo qualunque idea preconcetta uno possa avere sulla vita, sulla morte, sull'amore. Nella scrittura di questo romanzo c'è stata coraggio, incoscienza e urgenza. Coraggio è una cosa che valuti sempre a posteriori, non ho mai dei momenti in cui la dicono gli altri. Oggi io vedo questo coraggio, mentre scrivevo onestamente non mi sentivo coraggiosa, lo vedo nel modo in cui mi guardano gli altri, perché aver gettato la luce laddove c'era il buio più cupo è quantomeno qualcosa di coraggioso, se qualcuno non l'aveva mai fatto prima. E, l'urgenza sì, l'urgenza è venuta perché mi sono interrogata a lungo, io nel libro, sai, vengono raccontate tante donne, molte di quelle donne sono reali, e io le ho conosciute, ho costruito il personaggio di Luce ispirandomi a tanti particolari di quelle donne e ho cominciato a mettere in moto il cervello, a pensare voglio scrivere questo libro quando tante voci mi si sono sovrapposte e sentivo parlare queste donne e mi chiedevo ma perché parlano ma c'è il silenziatore perché poi nessuno lo vuole ascoltare. E quindi ho creato Luce, ho creato la sua storia, che è una storia, alla fine secondo me è una grande storia d'amore, perché Luce e Pietro insegnano tanto, insegnano alle coppie che affrontano le crisi, che ci sono crisi in grado di spazzare via in un secondo qualunque cosa si è costruita. Eppure Luce e Pietro, il lettore se lo chiede e ci spera tanto e dice dovete rimanere insieme, perché se rimanete insieme voi io ho ancora fiducia nell'amore. Questo è quello che mi hanno detto tanti lettori che hanno letto questo romanzo. Ho scritto del dolore, sì, perché il dolore è una cosa che fa paura nella società, è una cosa che spaventa, di solito si tende sempre a mascherarlo. Quando invece sei nel tuo privato, il dolore lo devi tirare fuori e lo devi ammansire, lo devi addolcire, te lo devi coccolare quel dolore, perché soltanto se impari a gestirlo non ti deve far paura. Il romanzo della Sparaco, scritto con far acuto e scrupoloso, regala poi una via di uscita, perché se è vero che la protagonista e suo marito Pietro attraversano l'inferno, solo dopo averne patito tutte le pene troveranno una via di salvezza. Nessuno sa di noi, dirompente e crudele, è già ai primi posti nella classifica nazionale e consolida la bravura di una scrittrice dal grande talento, destinata ad imporsi tra le voci femminili più amate dal pubblico. Dare voce a tante donne che vivono questi drammi, ma al di là di questo ho seguito il mio cuore nello scrivere un romanzo sicuramente non facile,